10 anni alla CIA non ho mai visto niente del genere. Il capo che manda il suo elicottero privato a prendere un agente. Ai piani alti tutti impazziscono per te. Per te, Aiden. Jody, stai bene? Senti, so che è stata molto dura, ma è finita. Si va a casa. È solo l'ennesima missione compiuta. Non ascolterò mai quello che ho visto laggiù, Ryan. Mai. Come va la gamba? Meglio con l'antidolorifico. La comunità internazionale ha appena annunciato il riconoscimento ufficiale dell'elezione del nuovo presidente Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, tra i più temuti guerrafondai del paese. Nuove fonti ci informano che il presidente e gli uomini del suo governo sono stati assassinati in un'azione non ancora rivendicata. Devi trovare Jamal ed eliminarlo. C'erano grandi speranze che il nuovo presidente Jamal Sharif sarebbe riuscito a porre fine alle ostilità che da anni tormentavano il suo paese. Numerosi capi di Stato hanno già manifestato il proprio sdegno per quella che sembra essere un'esecuzione a sangue freddo. Devi trovare Jamal ed eliminarlo. Mi masa falci, Sarek! Pakaltuana kisajikachi! Tu mi hai mentito. Di che parli? Non era un signore della guerra. Era il presidente. Regolarmente eletto dal popolo. E allora? Non siamo politici, abbiamo degli ordini. Sapevi che non l'avrei mai ucciso. Così mi hai mentito. Benvenuta nella CIA, Jody. Non siamo a catechismo, in caso non l'avessi notato. Avevamo un compito e l'abbiamo svolto. Fine della storia. Per te sarà anche un lavoro come un altro, ma per me è diverso. Io non uccido la gente solo perché me lo chiede un generale del cazzo. Cosa succede? Ehi, Jody, ascolta. Calmati. Torniamo a casa e ne parliamo qua, ok? Mi hai manipolata! Mi hai usato per il tuo sporco lavoro! Ma che differenza può fare, Jody? Sarebbe morto comunque, con o senza... Quelle mani sporche di sangue! Un bambino ha perso il padre per colpa mia! Perché mi fidavo di te! Perché ero sicura che stessimo facendo la cosa giusta! Cosa sono per te, Ryan? Un gioco? Una cazzo di marionetta che pensi di poter manovrare come ti pare? Rilevo una forte turbolenza! Cazzo! Non riesco a governarlo! Mi hai mentito anche quella sera nel mio appartamento! Jody, per l'amor di Dio, ci farai uccidere! Nessuno potrà mai più mentirmi, Ryan! Jody! Cazzo! Li ammazzo!